Magari sicuramente questa è una piazza, lo ribadisco ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che ho sempre voluto nella mia carriera. Sicuramente domani sarà come il primo giorno di scuola, dopo uno che è stato bocciato tante volte, perché non sono un ragazzino. Bocciato voglio intendere che dovrà ripetere, quindi tornare sui banchi di scuola, no? E quindi sicuramente sarà un'emozione forte. Invece sono grandi responsabilità davanti a tre uomini più Carich che lo abbiamo recuperato e quindi voglio ringraziare lo staff medico. Sicuramente ha fatto pochi allenamenti, però lo ritengo un ottimo recupero per la mia squadra. Io ritengo che una squadra deve sapere chi è il primo e chi è il secondo. Alternare i portieri o mandare un portiere nell'immediatezza della gara senza sapere chi gioca e chi non gioca sia deleterio, questa è una mia convinzione. Io ho scelto e so chi giocherà in porta, come sono convinto, ho scelto gli 11 iniziali. Su questo non avete ombra di dubbio, è normale che non lo dico, non lo sanno nemmeno loro, ma io ho già scelto, le mie scelte le ho già fatte perché penso che un allenatore non si può portare dei dubbi nell'immediatezza della gara, perché se mi porto dei dubbi nell'immediatezza della gara vuol dire che sono insicuro e trasmetto insicurezze alla squadra. Affronteremo il Bari con il rispetto illimitato, ma convinti anche del nostro valore. Io sarò un pochettino emozionato, non ho vergogna, a 54 anni, è normale, io vorrei fare una grande partita per tutto l'ambiente, per la società che mi ha dato fiducia, per i ragazzi, ma soprattutto per voi, per il popolo di Avellino. Noi ce la metteremo tutta, sapendo che sarà una partita difficilissima, però vi assicuro, venite allo stadio, non ne rimarrete delusi, vi do la mia parola d'onore. Non so quale sarà il risultato, ma noi lotteremo su ogni palla, su ogni situazione di gioco per cercare di fare il risultato.